La faccia bella concentrata di Dusan Vlahovic, il saluto tra Massimiliano Allegri, che è a quota 299 vittorie in carriera in Serie A, e Roberto D'Aversa. Il suo Lecce invece non vince da un mesetto abbondante proprio qui al Via del Mare, 2-1 contro il Frosinone, qui dove Lecce ha costruito la sua classifica, qui dove sono passate poi soltanto Napoli e Torino. E dove ha costruito anche la sua autostima, perché comunque qui l'hai detto te, è difficile per tutti venire a giocare, però è una squadra che ha bisogno di ritrovare quella brillantezza offensiva, perché nelle ultime quattro partite ha segnato una volta solo con un difensore. Per la 21esima giornata di Serie A Team, Lega Serie A promuove una campagna molto molto importante, mettiamo in fuorigioco il diabete, questo è il messaggio che tutta la Serie A vuole dare in questa giornata. I due capitani, Baschirotto da una parte, Danilo dall'altra, l'arbitro è Daniele Doveri con Berti e Ricci assistente, il quarto uomo è Daniele Perenzoni, e poi in sala VAR Alissone ci sono Valeri e Abisso, una Juventus che viene da quattro vittorie consecutive, che dopo quel rovescio, no, con quattro gol subiti in casa del Sassuolo, ne ha vinte 14, ne ha pareggiate 3 tra campionato e Coppa Italia. Il Lecce in cerchio, concentrato, ma concentrazione è forse la parola chiave di questo percorso della Juve. Sempre è sembrata una squadra applicata sull'obiettivo. Sì, la concentrazione è stato l'elemento sempre presente. Poi ultimamente secondo me si è aggiunta la brillantezza, si è aggiunto quella qualità offensiva che magari all'inizio non era sempre costante nelle prestazioni, e si sono aggiunti i gol degli attaccanti, in particolare, non irrilevante. Nelle ultime quattro tra campionato e Coppa Italia sono stati 15 i gol segnati dalla Juve, gli ultimi 8 di questi 15 sono tutti a firma degli attaccanti, e ovviamente Dusan Vlahovic con quel 9 sulle spalle, 9 sono anche i gol segnati fino a qui in campionato, almeno uno dal totale complessivo dell'anno scorso dove ha chiuso a quota 10, ha segnato 4 gol con un assist nelle ultime 4 partite in campionato. Vlahovic, un po' di fumo perché qualche fumogeno insomma è stato lanciato dalla parte della curva della Lecce, allora si aspetta un pochino per sistemare anche la situazione di visibilità, ma ci siamo. Partita che comincia, Juve che gira il primo pallone con il primo lancio a cercare McKennie, che prova a prenderla di testa, anticipa Gatti, Cambiaso la tocca, Gatti allora cerca lo sprint per andare a cross, Vlahovic subito in anticipo, palla fuori. Sì, partenza decisa, soprattutto insomma di Gatti nel primo intervento, bravo, abile e deciso nel mettere la palla in mezzo, anticipo di Vlahovic, però colpisce male il pallone. Sembrava la fotocopia di un gol che ha deciso una partita, no? Un anticipo di Danilo, un colpo di testa di Vlahovic nel finale recentemente, quel pallone invece l'ha giocato Gatti, l'ha giocato rasoterra. Vlahovic è andato all'anticipo, non è riuscito a colpire, ancora pressione vincente della Juve, Cambiaso che poi la tocca ma non la controlla, primo possesso per il Lecce, Cabà, buona gestione del pallone e poi Pongracic. Scivola anquista Danilo, Kostic di prima, Miretti. Hai messa Juve, nonostante il Lecce volesse dell'altro, non D'Aversa, lo avete intravisto subito a richiamare i suoi, anche perché l'inizio della Juve è stato un inizio aggressivo. Danilo troppo corto per Vlahovic, Miretti con il piede, Danilo, Kostic, all'indietro Ramadani con Vlahovic, forse l'avete intravisto, a con il gesto della mano chiamare i compagni a salire. Falcone prova a prendere posizione con Bremer, Krstovic, e qui Krstovic si porta a casa il fallo. E nel corpo a corpo Bremer ha esagerato magari nel cinturare l'avversario. L'atteggiamento della Juventus sembra essere quello di una squadra che vuole, tanto che si fanno conoscenza Bremer e Krstovic, sembra essere quello di una squadra che vuole andare a aggredire alto, conseguenza già due lanci lunghi verso gli attaccanti del Lecce. Baschirotto, Pongre Ciccia, Giandrea, Baschirotto, Gallo, ancora palla lunga su Krstovic, ancora questo uno contro uno con Bremer, la tocca di testa Bremer, quasi un po' in apprensione, no? Perché
Kurzawic se l'è visto vicino. Gonzalez, Ramadani, spazio. La chiama Anquista, non lo vedete fuori dall'inquadratura, ma braccia larghe a chiamare il pallone qui a destra. Adesso il pallone arriva a destra, ma Jandré. Anquista. Ramadani. Pongracic. Adesso tutto il Lecce nella metà campo della Juve. Juve bassa e compatta. Pongracic. Anquista. Avvicino Cabà, prova a servirlo con l'esterno. Cabà ci mette il petto, scontro con Miretti. Fischio a favore del Lecce. Fallo subito da Cabà. Ha alzato molto il piede Miretti. Pronto Uden con il suo mancino a battere il calcio di punizione. Tanto si poteva pensare giocasse poi lui a destra, no? Per rientrare sul sinistro calciare, invece c'è Almqvist che gioca a destra con Uden dall'altra parte, linea alta della Juve. Almqvist il più lontano dal pallone, giocato corto da Uden. Ramadani, Jandré. Ramadani, Gonzalez, Uden, dentro il pallone di Uden, Bremer che tocca, poi Krstović sposta, Krstović quasi scivolando sul fondo. Ora esecuzione un po' elaborata della punizione del Lecce, che poi alla fine è riuscita ad arrivare in area, qui c'è un contrasto fra Baschirotto e Bremer, e poi la palla viene lasciata a Krstović che si crea lo spazio per calciare col sinistro, non inquadra la porta, allarga troppo il tiro, vede scivolando anche col piede d'appoggio. Sì. Campo è molto veloce, perché l'hanno bagnato, ci segnalava anche Fede da bordo campo che l'erba è molto bassa, si vede che insomma la palla scorre veloce, anche il giocatore già un paio di scivoloni. Manca da 107 giorni la marcatura a Nikola Krstović, 6 ottobre contro il Sassuolo. Bremer adesso si è sistemato dopo quel contrasto lì in area, si può giocare. Szczęsny, serve proprio Bremer, veniva incontro Vlahović, Bremer è andato col pallone profondo, colpo di testa di Gallo per Falcone. Facciamo un flash da Luca Marelli sul contrasto precedente. Luca. Sì, sul contrasto tra Baschirotto e Bremer. Bremer ha toccato il pallone col braccio sinistro, che però era vicino al corpo, pertanto, soprattutto perché si trattava di un contatto col braccio, da un contatto col corpo da parte di Baschirotto molto vicino, motivo per cui non ci sono presupposti per la punibilità. Vlahović non aggancia sul pallone Danilo. Baschirotto. Gallo. Uden lo ha cercato con un lungo linea che non è passato. Lecce che palleggia. Io vi ricordo che con Fanzone potete chattare con tutti gli altri tifosi mentre guardate la partita, basta inquadrare il QR code adesso in onda per utilizzare il vostro cellulare in modo da chattare e divertirvi con pronostici e sondaggi live. Cabà smista ancora a sinistra, dove c'è Antonino Gallo, cross di Gallo dall'altra parte, Almqvist, era sbucata questa palla, non ci ha creduto forse fino in fondo Almqvist. Si applaude il compagno, diciamo Danilo era un po' in difficoltà sul rimbalzo del pallone, ha dovuto aspettare per valutarlo, poi correttamente l'ha spinto in corner. Bella idea di Gallo a cercare dall'altra parte Almqvist, altra palla inattiva favorevole per il Lecce. Almqvist lì vicino anche per un tocco corto con Uden che si incarica della battuta. Ecco Uden che batte sul primo, dove però di compagni non ce ne sono. Jandré. Uden, forse anche al di là, comunque palla fuori. Nel presentare la partita Allegri, chiaramente come primo obiettivo primario, è quello di non prendere gol. La Juventus prende gol da 4 trasferte consecutive. Sì. E 2 di questi gol sono venuti per una mancanza di comunicazione, soprattutto sull'out sinistro della Juve, fra Danilo e Kostic. È successo a Frosinone, è successo a Salerno,
Quindi, tornando al discorso, perché Alquist a destra secondo me vuole sfruttare magari, diciamo, quelle che possono essere potenziali incomprensioni fra i giocatori fino adesso. Giocatori molto diversi ovviamente, Alquist e Oden, un Oden che nasce trequartista, che ha fatto tanto anche la mezzala nel Lecce, ha fatto dei gol anche importanti. Sì. Eccolo Oden, Gallo 1-2, Oden esce Gatti per andare su di lui, raddoppia McKenny, Gatti tocca, la tiene anche in campo e riparte Gatti, va lui, vede uno spazio, se lo prende, inseguito da Krstovic che lo manda per terra, punizione senza cartellino, seconda volata di Gatti dopo quella subito all'inizio partita con anticipo e assist in mezzo per Dusan Vlahovic. Chesney, Danilo, Kostic, altissimo, già andrei a prenderlo, Kostic, guadagna la rimessa. Invece fa uscire i terzini, forte da una parte su Kostic, dall'altra su Cambiaso, perché le mezzali vengono seguite a uomo dai centrocampisti del Lecce. Questo l'inserimento di Miretti seguito da Cabà. Vlahovic resiste, lavora questo pallone, poi qua se lo ritrova Baschirotto, attento, senza 4 Vlahovic, senza andare per terra a tenere fisicamente il contatto, a far salire la Juve. Kostic gioca il pallone per Ildiz, Ildiz mezzo a 3, anche lui a trovare la rimessa. Krstovic, ultimo tocco suo direi, quindi si rimane qui. Miretti, di fisico Cabà, la porta via, poi Anquist colpito da Cabà che cercava, immagino, un rimpallo sullo stesso Miretti e alla fine angolo per la Juve. Sì, Miretti che è chiamato oggi insomma a garantire dal punto di vista tecnico qualcosa in questo centrocampo, sostituisce Rabiot che dal punto di vista delle caratteristiche è insostituibile, però chiamato oggi secondo me il ragazzo a dare una prestazione. Tanto sposta il microfono per battere l'angolo e avere più spazio Fabio Miretti, centrali della Juve dentro su questa battuta. Miretti lungo sul secondo palo, arriva McKenny, salvataggio quasi sulla linea direi di Krstovic, ancora su palla inattiva la Juve, dall'altra parte Giandre litiga con il pallone, Miretti un'altra volta, poi con l'esterno illuminante Vlahovic, bel controllo a seguire, Vlahovic sposta, cerca il tiro, lì non c'era più l'angolo per trovare la porta. Bravi tutti, Miretti nel trovare questo corridoio per Vlahovic, abile nello stop, poi quando era il momento di rientrare per calciare sul destro ha scelto, intanto qui vediamo, sì, è proprio Krstovic che nel seguire Danilo, la marcatura di Danilo si trova sulla traiettoria del pallone, lo respinge, cioè, e poi esulta. Sì, esulta come avesse segnato, diciamo, sì, il gol gli manca da parecchio, ecco, da 107 giorni, però... un salvataggio che vale tanto e le prestazioni ci sono state. Mi viene in mente l'ultima partita con la Lazio in cui 2-3 volte è arrivato a calciare, è mancata un po' di forza nel tiro, un po' di precisione, però i movimenti li ha sempre fatti. Vlahovic, bella sponda, Ildiz dritto per dritto, cerca di restituire a Vlahovic che riesce a passare davanti a Pongracic, Kostic calcia alto. Prima connessione fra i due attaccanti della Juve, aspetta il momento Ildiz per servire Vlahovic che parte insieme ai due centrali, poi come una furia si avventa sul pallone, lo gestisce, lo serve al suo connazionale Kostic, cerca la forza che trova ma non, diciamo, la porta. Reagisce così Max Allegri. Troppo lungo il pallone per Krstovic, quasi un blocco alle sue spalle di Bremer, Gatti. Chesney deve alzare, c'è McKenny sul rimbalzo, non la può prendere più,
ha sfiorato però McKennie il suo primo gol stagionale con il colpo di testa salvato sulla linea Kurtovic. Jandri, Pongracic, Gallo, partito Uden, l'idea è per lui, colpo di testa di Uden, Kurtovic prova a anticipare Bremer che però arriva prima, Ramadan tiene vivo, Ramadani, Tsukaba che cerca di velocizzare per Kurtovic, buona idea ma erano in tre a fare muro lì, il maglia della Juve. Ancora nello strettissimo con Indiz basso a recuperare il pallone. Bremer. Danilo se l'allunga un pochino sull'attacco di Alquist. Una pressione vincente quella del Lecce. Alquist. Movimento di Jandrea a portare via l'uomo. Alquist da Ramadani. Kaba. La chiama Oden dall'altra parte. Kaba invece preferisce palleggiare. Pongracic, Baschirotto. Gallo. Ramadani. Gallo. Esce Cambiaso. Gallo trova la traccia buona per Gonzalez. Gatti e McKennie su di lui. Gonzalez di tecnica. Arriva McKennie. Rimessa per il Lecce. Già battuta. Uden. Si gira per lavorarla col suo mancino. Ecco il cross di Kurtovic. Era davanti a Bremer, è mancata la precisione. Gli è sfilato davanti, come movimento è stato perfetto. Attesi, vedi, attesi il momento giusto per arrivare su quel pallone, quasi come Vlahovic la prima azione, sì. Con lo stesso esito. Entrambi hanno dovuto colpire col piede sbagliato per loro. Destro per Vlahovic e sinistro per Kurtovic. 4 gol nelle prime 8 giornate per Nicola Kurtovic. Ma lì si è fermato. Kostic, Danilo, Bremer. Sì, Kurtovic che nelle prime giornate si era fatto apprezzare non solo dal punto di vista dello score, anche dal punto di vista della partecipazione al gioco, della capacità di riuscire a legarsi con i compagni. Locatelli, Bremer, McKennie di prima. Ottimo da Miretti, posizione centrale la sua, l'ampiezza la da Kostic che riceve a spazio davanti a Yildiz. Kostic, palla bassa, Vlahovic sponda, Miretti al limite, un tocco e poi il tiro. C'è Ramadani, non è finita. Yildiz su Vlahovic, Yildiz subentra, è finito giù Vlahovic, si gioca. Danilo può riproporre il cross, eccolo qua, Vlahovic la tocca ma non la controlla. Interessante però questo sviluppo della Juve, aveva diciamo invertito le posizioni, questo intanto ancora il corpo a corpo fra Vlahovic e Pongracic, che è bravo, è tempestivo sul pallone. Cioè, con lo sviluppo aveva portato Miretti in centro e come adesso Yildiz a sinistra. Attenzione, un colpo fra Pongracic e... Sì, e Vlahovic, intanto cross per Cambiaso da parte di Yildiz, aveva lui occupato l'area. Vlahovic sta dicendo a doveri, guarda perché Pongracic mi ha colpito, c'è un braccio diciamo sulla nuca di Vlahovic, ecco da qui lo vediamo bene, per cercare di tenerlo diciamo così, non per cercare di dare un colpo, mettiamola così. Però è un duello molto fisico, c'erano appena stati diciamo dei contatti in azione precedente. Anche qui andiamo da Luca Marelli su questa situazione. Luca, non ci sono estremi per fischiare un calcio di rigore per un episodio di questo genere, sono due giocatori che tentano di prendere posizione, dopo c'è una leggera sbracciata da parte di Pongracic, ma come avete visto anche mano aperta, non c'era intenzione di colpire, perché in caso di tentativo di colpire si va con il pugno chiuso. Questo è un contrasto di gioco piuttosto ruvido, ma non sufficiente per un calcio di rigore. Bremer in anticipo su Kurtovic. McKennie, Gatti, Bremer, Kostic, tocca Miretti con il petto, poi non la può controllare Pongracic, subito a rinviare su Kurtovic, prende posizione con Bremer, poi Gonzalez dall'altra parte, è andato Uden, l'ha visto Gonzalez, il pallone per lui, Gatti non la prende, Uden prova ad andare subito col sinistro che è il suo piede, non la colpisce bene.
No, ma la tentazione di calciare quel pallone era troppo forte. Bravo Gonzales a guardarlo, sì, a servirlo. Sembrava Gatti a un certo punto potesse arrivare su quel pallone. E probabilmente quella sensazione ce l'ha avuta anche Uden, magari gli ha impedito di riuscire a coordinarsi in maniera migliore. Nei tanti uno contro uno sparsi, diciamo, per la partita, abbiamo visto quello Pongracic-Vlahovic e c'è quello Krstović, anche Bremer. Tanto si deciderà proprio da questi uno contro uno dei due numeri 9 in campo. Vlahovic, il cui miglioramento nello score è coinciso anche con un miglioramento dal punto di vista, ecco, della gestione di alcuni palloni e della gestione di alcuni contrasti, nel senso che ha imparato a, insomma, a migliorare dal punto di vista proprio del contrasto i suoi duelli. Cambiaso fuori da Miretti, Gatti si butta in area, Danilo Cambiaso con il cross, Vlahovic la sfiora, non la prende nemmeno Kostic. Ma che palla però che ha messo, quasi quello come il Napoli, ti ricordi il gol di Gatti col Napoli, è rientrato, sì, calciato forte, questa volta molto forte. Qui l'attaccante c'è sia Vlahovic che Kostic, la parabola è oggettivamente forte, ma è calciato in maniera splendida. Mancato pochissimo sia Vlahovic, anche per colpire il palo, fortunatamente per lui è riuscito a evitarlo. Diciamo che Cambiaso gioca a destra, a sinistra, ha fatto anche la mezzala, fa un po' tutti i ruoli, piede forte però il mancino, e questo è un cross fatto proprio col sinistro, fatto molto bene. E almeno abilità Cambiaso quando gioca a destra di riuscire a puntare e arrivare quasi sul destro, gli viene più naturale, perché con la tecnica lui riesce a guadagnarsi il vantaggio per mettere il pallone, perché è abile proprio nella gestione con l'interno e l'esterno del piede. Gatti, Vlahovic cerca una sponda volante per l'inserimento di Miretti, Kabà in verticale, Gonzales ancora per Kabà, Krstović vuole Anquist e lo trova. Anquist sprinta dritto per dritto, poi il cross di Anquist, prova a anticipare Uden, non ce la fa, palla che è ancora lì nell'area di rigore della Juve, Danilo l'allontana, poi il colpo di testa di Miretti, colpo di testa anche di Ramadani, Vlahovic prova a passargli davanti aiutato da Ildiz, Ramadani tocca, Gonzales prolunga, Kabà controlla, mette giù Anquist, Ramadani, Jandré apprezza il via del mare, anche perché poi Lecce ha qualità in palleggio. Poi quantomeno dal punto di vista dell'aggressività e dell'attenzione non può non pareggiare la partita della Juve, dal punto di vista della determinazione lo sta facendo. Juventus che, vedi, quando non riesce nella prima pressione si compatta dietro, fa fase difensiva tutta compatta come ci ha abituato. Palla che sfila sul fondo. D'Aversa scatenato in questo inizio in panchina. 16 punti su 21 il suo Lecce in classifica, li ha fatti qui al Via del Mare, ha vinto 4 volte, ha pareggiato 4 volte, ha perso solo contro il Napoli e contro il Torino. Miretti smista su Gatti che riesce a tenerla in campo, Cambiaso controllo a seguire, adesso in duello velocità con Gallo, Cambiaso frenata improvvisa, palla per Ildiz sponda, Gatti lascia a Locatelli, si rimette in posizione per ricevere, crossare Cambiaso, sposta ancora sul mancino Almquist con la lettura su Miretti, poi McKennie nel contrasto, palla buona per Krstović, ma ha arrivato il fischio anche perché poi c'è stato uno scontro duro, comunque Krstović sì, aveva il pallone ma era isolato completamente, stava andando all'altra parte. Detto questo, cartellino in mano per quel che riguarda Doveri, perché McKennie è arrivato in ritardo, si è preso il giallo. Sì, lo scontro è stato con la parte superiore del corpo, se non ho visto male, perché qui è bravo ad anticiparlo, vedi? Sì, Gonzales con la punta. Esatto. Manda via il pallone. E poi lo scontro diventa molto duro perché erano in velocità con traiettorie diverse. McKennie e Gonzales. Sì, vedi, McKennie lo colpisce col braccio destro, è talmente forte che secondo me subisce una torsione naturale della spalla. Nell'occasione precedente, bravo Almquist, attento in fase difensiva andare a prendere quel pallone che era destinato a Miretti. Problemi alla spalla per McKennie, che torna oggi alla squalifica come Gatti, aveva saltato la partita col Sassuolo. Kostic ha avuto la palla sul sinistro, Kostic quest'anno gol non l'ha ancora fatto,
Tanto qui il giallo che arriva per McKennie con Doveri che gli spiega il perché. Però era colloquio col vice di Allegri. Filip Kostić. Ancora un po' dolorante McKennie, Gonzalez invece già a posto in campo. Sì, Yıldız va a prendere la posizione da mezzala destra in attesa del rientro di McKennie. Partita complicata fino adesso per Yıldız, nel senso che questi ritmi alti e diciamo traiettorie di passaggio non limpidissime non l'hanno premiato in questi, nel coinvolgimento nell'azione offensiva della Juventus. Ha avuto quella palla un attimo fa in area con il controllo che però non gli è riuscito, comunque gli è riuscito all'indietro e non guardando la porta. Pongracic su Kursović che attacca la profondità di testa Danilo Prešelj. Sta alternando un po' movimento incontro, movimento in profondità Kursović. Bremer su Vlahović, impreciso, gallo di testa, Gonzalez, Uden, testa di Gatti, McKennie, Gatti, Locatelli, Gatti, ancora lungo per Vlahović, Baschirotto una volta, poi Kabà, pressato da Miretti, ha girato Miretti da Kabà, che prova a accelerare, Kostić stringe, tocca il pallone, poi Kursović si gira col controllo, in mezzo a tre, Kursović prova a tenerla viva, ancora Kursović a lottare, viene fuori la Juve. Danilo, terza palla consecutiva alta per Vlahović, terza volta che poi comunque Lecce riesce a prenderselo questo pallone, si gioca perché la palla è ancora disponibile per la squadra di D'Aversa. Kabà, Gallo, cambio di campo, perfetto, Anquist sovrappone Jandré, Anquist, tutto mancino, va lì Anquist, cross dentro, troppo alto. Sì, vanno già fatti il movimento, sia Kristovic che Uden tagliando, quindi alle spalle non c'era più nessuno. Sono bravi centrocampisti del Lecce che in questa fase in cui la palla viaggia un po' tanto per aria, sono bravi a rialimentare, riconquistandola, l'azione offensiva della squadra. Sia Gonzalez che Kabà, anche lucidi in alcune gestioni. Bordo campo, Federica Zille. Le indicazioni di Allegri si stanno soffermando su Kostić, in particolare sul suo duello con Jandré. Continuano a dirgli 1-2 continuo, nel senso quando lì riesce a recuperare palla dentro il pallone per Miretti di solito e continua la tua corsa sulla fascia con Yıldız e Vlahović, entrambi invitati a venire incontro sulla sinistra a Kostić. In generale però sia Allegri che Landucci della panchina stanno dicendo alla Juve che sono troppo lunghi, si stanno facendo allungare troppo da Lecce e troppo fermi, quindi vuole più movimento senza il pallone. Bremer, diciamo che su quei tre lanci consecutivi per Vlahović, effettivamente tra Vlahović e il resto della squadra un po' di distanza c'è. Kostić, Miretti, tocca Uden e poi Kursović che viene fuori col pallone vicino a Ramadani. Kursović con l'esterno, Gonzalez, non facile tenerla lì. Locatelli molto basso, poi Vlahović, Pongracic prima dell'arrivo di Yıldız, testa di Uden, poi Bremer. Ancora a staccare Cambiaso con Kabà, Gonzalez all'indietro, Gallo, c'è tanta fisicità in campo. Pongracic, Baschirotto, Pongracic, Jandré, adesso un po' più alta la Juve nel pressing. Morbido Falcone su Kursović, Danilo prova ad aiutare Bremer nella marcatura, Anquist due volte di testa Miretti, poi Anquist arpionare il pallone, manca il controllo, ancora Miretti, da dietro Anquist, palla orizzontale buona per Vlahović, sponda Locatelli, Gatti, McKennie, Locatelli senza guardare, in buca su Vlahović, tocca Gallo, Vlahović di testa, Gatti che
non riesce a servire ancora Vlahovic, poi pallone fuori per Miretti che velocizza. L'idea credo fosse di andare da Ildiz, mancata un po' di delicatezza. Sì, o lui o Vlahovic, adesso applaude Vlahovic. Oggettivamente era un po' complicato riuscire a dosare quel pallone nel corridoio. Paschirotto su Kurstovic, palla che passa, Bremer è veloce, poi sceglie di non andare con il retropassaggio, trova Gatti che era solo ma insomma non se n'è accorto, allora va per il rinvio lungo di testa, Ildiz che va giù, ha recuperato il Lecce. È un po' frettoloso qui Gatti, c'è la possibilità comunque di riuscire a fermare il pallone e imbastire un'azione con un po' più di calma. Paschirotto, Gonzalez, Paschirotto, Pongracic, Jandre si avvicina a Kabah, Jandre va diretto da Kurstovic, ancora a tenere lontano Bremer, mica facile, Kabah ha un tocco, Jandre aspetta l'arrivo di Uden, poi dall'altra parte con il petto cambiato per Szczęsny. McKenny, pochi compagni vicino, deve tornare indietro a Cambiaso. Locatelli che deve arretrare per riuscire a prendere pallone, fino adesso non sono riusciti a farlo transitare da lui i giocatori della Juventus. Cambiaso fa scorrere, eccolo ancora Locatelli, Gatti, Locatelli, si è abbassato Kostic, Locatelli va corto da Danilo. Locatelli, Ildiz, dentro Danilo, in verticale Vlahovic, subito un tocco, Ildiz fa proseguire per Miretti, palla un po' lunga, non ci arriva Miretti, rinvia al fondo. E con un po' di calma la Juventus ha provato a muovere in maniera diversa i propri interpreti. Abbiamo visto Cambiasso che solitamente venire dentro al campo, anche Danilo cominciare un po' a centrarsi e ricevere la sponda di Ildiz in posizione centrale. Io non l'avete visto ma lei ci ha perso subito il pallone sul rinvio, un rinvio sbagliato da Falcone, finito direttamente in fallo laterale. Con McKenny che ha una rimessa laterale lunghissima, andiamo sulla sfrutta. Gatti dentro, nell'area piccola addirittura, Gatti vicino a Vlahovic per eventualmente ricevere. Pallone un po' corto però. Gallo di testa, poi Miretti. Kostic lì dietro. Locatelli. Cerca sul profondo McKenny, sul rimbalzo McKenny prova a passare davanti a Gallo, finito il campo. L'unico obiettivo di McKenny una volta che il pallone rimbalza per terra è cercare quantomeno di non farlo finire in fallo di fondo ma in fallo laterale. Ramadan libera Paschirotto, Kurstovic, spallata di Bremer, fallo. Comunque Kurstovic insomma tiene botta, sì. Qui un po' di storie tese con Bremer che ha allontanato il pallone, Kurstovic non ha gradito, diciamo così. I doveri, dice Kurstovic, testa, cioè stai calmo. Jandré, Pongracic stretto la sua posizione, Uden l'ampiezza la da Gonzalez che tocca su Gallo, c'è dentro Kurstovic, arriva anche Kabah, Bremer a svettare lì nel cuore dell'area di rigore, Alquist caccia subito, poi Kurstovic colpito dopo il rimpallo, ancora Lecce con Paschirotto. Andre Anquista recupera
Danilo fa ripartire la Juve, Ildiz fa scorrere ma arriva subito Ramadan. E poi Pongracic da Falcone, palla che rimbalza non così comoda da rinviare per Falcone, Jandré con il petto, poi con la testa, non è uscita. Alquista fa via secco a Danilo, Krstović lo aiuta, prova a prolungare, Locatelli portate scivolata. Che come era stato prima bravo Ramadani ad andare subito su Ildiz, stessa cosa a Locatelli, ragionano cercando subito di andare a recuperare il pallone, ci riescono entrambi. Un giocoliere con Jandré, bravo anche Alquist che dribbling ce l'ha e come. Invece che già gioca, Gallo che crossa, Gonzalez non la prende di testa, McKennie, così e così, il pallone per Locatelli, con forza Ramadani, poi Uden, Szczęsny, attiene. Sì, contenuti agonistici elevati, ancora una volta Ramadani prima correndo indietro, adesso correndo in avanti, andare a recuperare il pallone, poi Uden calcia male verso la porta di Szczęsny. Un piede meno buono col destro. Dopo il recupero il bel Ramadani, Locatelli, Bremer, Danilo, si abbassa Kostić, riceve, fa movimento sul profondo Miretti, palla complessa anche perché Caballa letta, Pongracic da Falcone, Ramadani, Gallo, Pongracic, Uden bassissimo a ricevere, Gallo attacca la linea della Juve, palla che passa Krstović, l'arpiona, Krstović la tiene in campo, Gonzalez punta l'area, Gonzalez sposta, c'è vicino a questo cambio di campo buono per Jandré, un paio di rimbalzi e poi il controllo di Jandré che ripropone subito un cross, Sbilenko che finisce sull'esterno della rete. Ha sbagliato la scelta finale Jandré, perché ha visto comunque che Danilo gli impediva il cross. Questa è l'ottima gestione di Krstović, che la prima giocata rende il pallone ancora vivo e con la seconda lo rende disponibile per i propri compagni. Invece sta facendo bene, bene, stanno alternandosi, diciamo, nelle due catene, destra e sinistra, l'ampiezza fra i centrocampisti e gli attaccanti esterni. Tanta fisicità e tanto movimento fin qui nel primo tempo del Lecce, sicuramente dispendioso dal punto di vista fisico qui da Versa. Guarda la cattapalle Kostić che gioca la rimessa su Danilo, Szczęsny si abbassa, Locatelli ancora a ricevere, Szczęsny chiamato da Danilo a salire e a giocare un po' lui, ecco il pallone di Szczęsny con il tocco di Cambiaso, ancora Cambiaso che prolunga, Miretti riceve, Miretti al limite, Miretti da dietro, il recupero su Miretti falloso, calcio di punizione per la Juve, zona centrale da vedere poi quel tipo di contrasto, no, poi ha cambiato, sì, direi, perché l'ha anticipato, sì, infatti, ed è Miretti che calcia Pongracic se non sbaglio all'inizio, esatto. Segnalato verso l'area di rigore del Lecce, poi ha cambiato, diciamo così, doveri, indicazione, e il calcio di punizione è fuori del Lecce. Però fino adesso la Juventus è riuscita a sviluppare in maniera un po' più pulita quando ha trovato Cambiaso in mezzo, anche adesso la palla di Szczęsny è una palla giusta, data lenta, ha permesso a Cambiaso di stoppare il pallone libero e poi si era liberata una corsia centrale che ha attaccato Miretti. Diciamo che l'idea di Allegri sin dalle prime amichevoli estive, mi viene in mente un'amichevole di agosto contro l'Atalanta, ha impostato Miretti, Cambiaso in quel modo, cioè sì, parti largo ma vieni dentro, gioca, poi ci sono partite in cui l'ha fatto di più, soprattutto all'inizio della stagione. Sì, anche a Udine, se ti ricordi, sì, a prima Udine, quando c'era Chiesa che normalmente veniva, diciamo, lui a giocare sull'auto sinistro e in automatico lo spingeva dentro al campo. Si è ripreso Pongracic, ma deve uscire dal campo. È chiaro che in questo contesto, scusa Edo, in questo contesto di rotazioni poi c'è l'obiettivo anche
un po' più da percorrere per la Juve dovrebbe essere quello di trovare una posizione il Diz, cioè di metterlo nelle condizioni di fare la cosa che sa fare meglio, cioè puntare o creare, diciamo, con il dribbling, col controllo. Fino adesso, diciamo, ci sono riusciti meno rispetto alle ultime prestazioni. Eccolo Ildiz che deve venire fino lì, davanti alla propria area, a ricevere il pallone. Palla lunga per McKenny, Gallo in anticipo. Kostovic su rimbalzo, Bremer salta in testa, senza fallo, Gatti. Si rialza pian piano Kostovic con Locatelli che prima sportivamente aspetta che Kostovic sia rialzato completamente e poi gioca. Gatti dentro a Cambiaso. Cambiaso tocca con la punta, poi Gallo direttamente fa la laterale. Tolta va corto McKenny. Locatelli. Bremer. Danilo. Ildiz. Corto. Miretti. Non a giocare in avanti, ma a giocare in orizzontale. Danilo. Bremer. Locatelli. Gatti. La chiama Miretti, riceve. Il prima Miretti un po' a metà però tra Ildiz e McKenny, dall'altra parte Kostovic aiutandosi con il braccio. Chiede di palleggiare, lo vedete Allegri ai suoi, questo è il controllo nettamente con il braccio di Nikola Kostovic. Miretti. Danilo. Kostic. Sempre Jandré. Su questa ricezione a seguirlo dovunque sia. Bremer. Alza per Vlahovic che viene incontro. Ripulisce questo pallone. Vlahovic. Gioca a sinistra la Kostic. Si è allargato anche Ildiz da questa parte. Va centralmente la Juve. Danilo. Tocco di Cambiaso, 1-2 con Vlahovic. Cambiaso poi con la punta riesce a tenerla lì. Gatti, McKenny. Gatti ancora anticipato da un buon intervento di Ramadani che poi guadagna la rimessa laterale. Non è il primo intervento che fa così Ramadani, ma non stasera, in questa stagione, perché è stata una bella presa Ramadani lì davanti alla difesa. Si considerando che è andato a sostituire il capitano di questa squadra, Hjulmand. Ma sì. No, bravo nella l'interpretazione del ruolo, sta facendo bene, soprattutto nei tempi di intervento, a livello tattico bene. Qui Allegri, da ex calciatore, a tenere lì questo pallone. Gatti. Cambiaso, Miretti. Danilo. Locatelli, lo più largo a sinistra per ricevere. Cerca il lungolinea per Vlahovic. Jandré davanti a Vlahovic. Allora fallo. Non convintissimo, come ha detto Dujan Vlahovic, era però davanti Jandré. C'è un po' innervosito dopo quella manata di Pongracic. Cioè nei primi minuti, diciamo, sembrava più coinvolto. Ora no. Ultimamente chiaro che poi se lo costringi Vlahovic o se lo inviti a giocare andando a prendere il pallone sull'esterno è meno, diciamo, propenso a creare pericoli piuttosto che stare vicino all'area di rigore. Pongracic per Kostovic. Kostovic e Bremer, solito corpo a corpo. Kostovic ancora fa uscire il pallone per Anquist, c'è dentro solo Uden. Anquist allora sceglie di lavorarlo all'indietro per Jandré. Kostovic riceve esterno di Kostovic, letto da Locatelli, poi palla persa la Juve da Miretti. Kostovic la lascia lì quasi col tacco, Miretti se la va a riprendere, poi Ildiz di tecnica andare via. Ildiz sprinta, Ildiz corre con le Vlahovic, Ildiz con l'esterno vede con la coda dell'occhio l'arrivo di McKenny, scivolata di Gallo che sfiora il pallone e firma il contropiede della Juve.
Locatelli contro Ildiz, pallone su Danilo, spazio per Miretti davanti a Vlahovic, eccolo servito, 1-2 che non si chiude. Danilo su Alquist che tocca, palleggia, sombrero, tecnica e poi sprint. Kostic con la spallata e con il fischio di dovere. Io anche a dire due paroline da Versa Alquist dopo questa bella giocata. Sì, non resiste alla tentazione della spallata Kostic. Prima la prima diciamo iniziativa di Ildiz, eccola qua. Ecco, sempre con i primi due controlli che lui riesce a prendere poi velocità. Poi è stato abile anche nell'invitare McKennie alla volata provinta da Gallo. Jandré. Movimento contro movimento di Anquist, pallone su Kurzovic, si gira su Bremer, non c'è il fallo di Bremer, vuole una trattenuta Kurzovic. E poi va a parlare, adesso non lo state vedendo, ma sta parlando con l'assistente, sta protestando con l'assistente. Miretti dall'altra parte, sposta sul destro, altra palla così e così di Miretti che lancia il contropiede del Lecce, lo guida Ramadani, c'è largo a sinistra Uden, Ramadani invece va dentro da Gonzalez, dopo il tocco c'è Gatti. Cabà. Una volta, non la seconda, perché arriva Cambiaso. Kostic, Alquist non lo molla, Kostic prova a dribblarlo e poi guadagna il fischio favorevole. Quanti corpo a corpo, eh? Questo, diciamo, considerato regolare dall'arbitro, era bravo. È stato bravo Kurzovic e un po' meno bravo Bremer perché gli ha concesso l'interno del campo, quindi la parte più pericolosa. E questo è quello fra Alquist e Kostic. Tanta lotta in campo qui da Versa che si è lamentato anche per il contatto precedente su Kurzovic. L'abbiamo rivisto rallentato, c'era il braccio, no, di Bremer a tenere lì Kurzovic su quella situazione. Qui altro piede alto. E ancora gioco fermo, saranno 2 minuti di recupero, mi dice Samuele Aragusa al coordinamento. Ora 2 minuti e 10 in questo primo tempo bello intenso al Via del Mare, anche un po' di sangue, sono visto male per Pongracic. È perché il tacchetto di Vlahovic è all'altezza quasi dell'occhio. Luca Marelli su questa situazione. Luca, manca il cartellino giallo per Vlahovic per imprudenza, perché con il tacchetto ha toccato il volto dell'avversario. Cartellino giallo che manca a danni di Vlahovic. Avete visto con Pongracic che deve uscire per farsi tamponare. Bremer con un po' di fretta, palla che non esce. Alquist una volta, poi Cabà senza guardare da Kurzovic. Kurzovic e Bremer, ha girato Kurzovic da Bremer. Vlahovic, bel controllo, poi palla su Ildiz. Nello strettissimo Ildiz, passa su Cabà. Poi di prima Locatelli per Miretti. Miretti che sprinta, sempre con l'uomo in meno il Lecce, prova a approfittare della Juve, c'è Miretti, dentro l'area Miretti, Miretti con l'assist, ha messo un po' troppo forse con questa giocata, la palla ancora buona, Miretti fuori dal campo, Kostic che crossa Vlahovic che la tiene lì, poi Jandré, il tocco di Ildiz è con il braccio, nata da lui questa azione, tanto è arrivato un cartellino rosso per un componente alla panchina del Lecce. Con Versa che adesso sta parlando con Doveri, il rosso non è per lui, ma per un componente della panchina Lecce che si allontana su questa giocata. Al volo da Federica Zilli a bordo campo. Sì, tutta la panchina del Lecce si stava lamentando molto perché non era accelerato l'ingresso in campo di Pongracic, cioè era in 10 Lecce a difendere su quell'azione della Juve, per questo è arrivato un cartellino rosso. E intanto abbiamo rivisto la gestione iniziale di Miretti e poi... Sì, sono riusciti a cavarsi, è stato bravo Miretti, come è stato bravo Ildiz con una magia a far partire la transizione. Bravo perché ha saltato Ramadani, quindi con forza. Poi
diciamo, è mancato nella finalizzazione, nella gestione dell'ultimo del cross. Un po' leggero magari nel rimanere fuori dal campo quando la palla era ancora disponibile ai Miretti. Detto questo, primo tempo finisce qui, l'espulso dalla panchina del Lecce Trinchera. Premio spot a Via del Mare, 0-0 tra Lecce e Juve.
17ª vittoria della sua carriera. Insomma, allenatori che in Serie A prima di lui hanno vinto almeno 300 partite tra Pattoni Nero e Orocco, quindi siamo nell'elite più assoluta, nel tunnel, spiamo un po'. Pinsoglio dà subito un consiglio: tira che c'è il vento a favore, diceva uno dei suoi compagni. Il vento c'è dalla giornata di ieri qui a Lecce ed è un vento bello forte. Su alcune palle alte qualcosa si è percepito, è andato un po' calando nel corso della serata. Oggi pomeriggio quando siamo arrivati era decisamente, insomma, più intenso. Detto questo, si guardano i dettagli per partite così. Le condizioni del campo, del terreno di gioco e del vento rendono, diciamo, più complicato amministrare il pallone. Questo l'abbiamo detto, ce l'ha detto anche Fede, che, insomma, da bordo campo l'erba è, essendo bassa e quindi essendo bagnato con questo vento, diciamo, la complicazione nella domesticare il pallone è apparsa anche nella prima frazione. Pronti a ricominciare, sotto lo sguardo avete intravisto anche il presidente Sticchi Damiani. Senza cambi, era una parte dall'altra, falsa partenza. Squalificati. Adesso sì, con il Lecce Pongracic, rientrato con un bel cerottone, vedo che ha preso l'attacchettata da Vlahovic. A giocare lungo il primo pallone. Bremer su Vlahovic, Baschirotto in due tempi, aiutato da Pongracic. Gallo. Ramadani chiama a Pongracic il pallone orizzontale su Baschirotto. Gallo. Partito con Sales, Gallo con il tentativo di dribbling su McKennie. Pongracic, Kaba. Ha girato Miretti, Kaba, bella giocata, poi palla alta e lunga su Alquist, che è velocissimo, Alquist brucia tutti, Alquist poi va giù in area, contatto regolare. McKennie ha fatto un'accelerazione, Alquist incredibile, recupera Lecce, Alquist si è rialzato, Ramadani frenata. Gonzalez, Gallo Gonzalez. Sì, in attesa di vedere il replay possiamo commentare e dare il giusto valore all'azione del Lecce. Prima, diciamo, rifinita da Kaba, che è riuscita ad aggirare Miretti, e poi dalla sverniciata che Almquist aveva dato anche a Bremer, che poi in un modo o in un altro, però, fa differenza in che modo sia entrato, aspettiamo di rivederlo. Però è stata un'ottima azione. Falcone, ancora col possesso il Lecce in questo inizio di secondo tempo. E tra poco andiamo anche da Luca Amarelli sulla situazione precedente in area. Kostović anticipato da Locatelli, sponda di testa di Vlahovic. Kostić all'indietro per Danilo. Locatelli, Gatti deve andare a riprendersela, torna ad ascesa. Allora andiamo da Luca Amarelli. Luca, una spinta leggera da parte di Bremer c'è stata nell'aiutarsi per prendere posizione su Anquist, ma è una spinta di lieve entità, motivo per cui non c'è stato, giustamente non c'è stata la concessione del calcio di rigore, e ovviamente il VAR non interviene proprio perché si tratta della valutazione dell'entità di un contrasto tra due giocatori. Szczęsny, testa di Ramadani, Kaba ancora a resistere, poi anche Ramadani scivolata con Kaba, alla fine arriva il fischio ed è favorevole alla Juve. Questa è la situazione che adesso rivediamo, ce l'ha descritta prima Luca. Anquist su Bremer e poi dal vivo aveva un'altra sensazione vista la velocità che aveva preso questo ragazzo Anquist. Ci descriveva Luca, sì, un braccio lì, ma
troppo leggero per un fischio favorevole. Vlahovic, Miretti, allarga Kostic, dentro l'area Kostic, palla bassa su Vlahovic, subentra Miretti, Miretti, tiro deviato, angolo. Non so con chi si lamentasse Miretti, forse con se stesso, con diciamo l'incapacità sua di riuscire a trovare la porta. Questa è l'occasione precedente. C'è da dire che Bremer poi ci è voluta tutta la sua reattività, perché è vero che Anquist insomma ha messo la quinta e la sesta veloce, ma lui da zero è riuscito comunque a contenerlo partendo da fermo quasi. Angolo Juve, gira tanto questa palla con McKennie e se l'è ritrovata un'altra volta, non è riuscito a dare forza al suo colpo di testa, contrasto su cui è rimasto Jones, si sta rialzando, lì c'è già andato all'altra parte con Gallo, testa di Danilo, si è ripreso McKennie, ma lo state vedendo sempre bravo a chiudere sul secondo palo come insomma un'apertura di match. Colpo di testa salvato da Krstović quasi sulla linea. Locatelli, McKennie, Cambiaso, Locatelli, Bremer, Danilo, Ildiz viene fuori a prendersi questa palla, tunnel a doveri, Kostic, Locatelli, Cambiaso, subito per Ildiz, Cambiaso, larghissimo McKennie, eccolo servito, McKennie si propone, Gatti, la palla per lui è un po' corta, Gallo bravo a leggere, poi l'alza su Gonzalez di testa verso Krstović, Bremer prende campo la Juve, Danilo, Bremer, McKennie, controllo a inseguire questa palla di McKennie che poi prova a ripresa su Gonzalez un po' leggerino qui, Gatti, Bremer, Danilo, Locatelli, Kostic davanti a Miretti, poco deviato, rimessa Juve. Vi ricordo che con Fanzone potete chattare con tutti gli altri tifosi mentre guardate la partita, inquadrate il QR code adesso in onda, utilizzate il vostro cellulare per chattare e divertirvi con pronostici e sondaggi live. Bremer, Gatti, colpito Anquist, palla che rimane lì, Bremer la fa rimbalzare, prova ad arrivare Krstović, anche Gonzalez su Bremer che se la cava, sta diventando scomoda questa situazione, invece ne nasce una possibilità di ripartenza per la Juve con Danilo, Kostic, finta su Jandré, lo lascia lì, Kostic mette il cross verso Vlahovic, chiusura del solito Ramadani, Miretti, limite, Locatelli di prima ancora per Kostic, altra chance di cross, eccolo qui, Cambiaso lo fa passare, Vlahovic non trova la porta. Ora l'occasione migliore della Juventus era il terzo cross di Kostic, eccolo qua, Cambiaso aveva riempito l'area, aveva permesso a Vlahovic di essere più libero sul rimbalzo del pallone, non so se ci sia stata anche una deviazione di Gallo, sicuramente non è stata segnalata, dopodiché qui intanto stiamo rivedendo la giocata di McKennie di testa sulla testa di Gallo, parata facile da Falcone, la sfiora Gallo, la prende McKennie, palla che finisce a Falcone, Gatti di testa, Baschirotto, Gallo, Ramadani gira su Krstović, petto di Krstović, Bremer da dietro, Krstović la tiene lì, Krstović ancora, si è girato, Krstović per Anquist, arriva veloce Jandré a sovrapporre, Anquist cerca il suo mancino, Anquist ancora al limite, Anquist tiro fuori ma con deviazione, angolo per il Lecce. Ancora una volta messo in moto da un prezioso lavoro di Krstović, ormai adesso qui ancora lui rientra, si porta a spasso un po' Kostić che con la punta del piede gli devia il pallone.
abbastanza, molto attivo Alves, molto rapido, palla al piede, angolo per Uden. Maschirotto e Pongracic ovviamente dentro, pallone su Kurzović, sul primo anticipato Kurzović, e allora Miretti ha una chance, attacca con quattro uomini che stanno arrivando, la Juve da dietro rimonta, non fallosa su Miretti, dall'altra parte Ramadani con il break, squadra è lunga adesso, Ramadani, largo, Jandré, aspetta, adesso passa da Alquist, adesso sul destro Alquist, chiuso, angolo, partita che si è velocizzata sotto tanti aspetti, Miretti è rimasto per terra perché poi su quel contatto, vediamo qui Gonzalez da dietro, avrebbe visto più da vicino il contatto piede-piede con Miretti. E poi sfortunato Miretti perché Gonzalez nello slancio probabilmente con lo stinco gli va a colpire la testa, però occasione clamorosa per la Juventus. Miretti già partendo palla al piede, secondo me non ha guardato il lato destro, quello che era completamente scoperto da parte del Lecce, che aveva il 4 quelli della Juve, come la sua idea era andare da Vlahovic. Angolo per il Lecce. Uden tagliato verso Baschirotto, svetta Gatti. Gallo può riproporre subito, cross basso il suo. Kostic direttamente nella panchina del Lecce, poi se la prende un po' con i compagni. D'Aversa scatenato, si è levato anche la giacca, nonostante il clima di Lecce stasera sia bello freddo. Qui palla dentro con Cesni in anticipo su Uden. Mossa pronta lato Juve, anche perché non so se quell'ultima gestione di Miretti lascia ancora qualcosa sulla scia, no, del primo tempo per quel che riguarda la gestione a quella parte. Miretti che qui si inserisce, tocca un'altra volta per Cambiaso che va con l'assist, c'era dentro Vlahovic pronto a colpire. UEA adesso viene quasi fermato dopo questa giocata da Allegri, vediamo un po', adesso voi non lo state vedendo, no, ovviamente. Questa è, allora, ottima giocata di Miretti, molto bravo, molto attento sui tre controlli. E qui Cambiaso, a parte che Jandré fa un miracolo, abile sul primo e anche sul secondo controllo Miretti. La disperazione di Cambiaso, eccola qua, si rende conto che forse quella palla poteva metterla meglio, perché non doveva arrivare proprio sui piedi, bastava metterla sulla corsa di Vlahovic che avrebbe dovuto solo spingere in rete. Battuta di Kostić, uscita di Falcone che non la prende, non la prende nessuno. Allora adesso sì, il cambio lo fa Allegri. Dentro UEA per Miretti, cambia la struttura, no, del centrocampo della Juve. Detto questo, Miretti paga le tante palle perse soprattutto nel primo tempo. Sì, è stato dei tre centrocampisti quello più coinvolto, che più di Locatelli e magari anche più di McKennie nello sviluppo. Da sempre questa sensazione di poter essere un po' più decisivo di quello che in realtà è all'interno della sua prestazione. È cambiato, adesso va a fare l'interno sinistro, nella mezzala sinistra. È un UEA largo, tutta fascia a destra, qui l'ultimo tocco di Kostić, sì, la rimessa del Lecce. Kostić si sbracciava perché voleva una rimessa veloce da parte di Jandré, cosa che non è arrivata. Ramadani, Locatelli, McKennie, Gatti, UEA. Un assist in 15 partite in campionato per UEA, cui 7 a titolare, questa è la 16esima, un gran gol contro la Salernitana in Coppa Italia, unico fin qui della sua avventura alla Juve per l'ex Lille. Locatelli che alza questo pallone per Cambiaso che non lo controlla. Sembra un po'
diciamo, aprirsi qualche spazio in più in mezzo al campo. La sensazione è questa per la Juventus, perché Gonzalez, vedi, continua a essere un po' più alto dei tre centrocampisti, eccolo qua ad andare quasi su Locatelli. Ti butta dentro Weah, taglio centrale suo di testa, Gallo, palla per Falcone. E questo obbliga i due centrocampisti che rimangono del Lecce a coprire più campo. Questo, secondo me, Allegri vuole, ha cercato di mettere uno come Cambiasso, magari lì dal punto di vista tecnico magari sbaglia di meno, e infatti la contromossa. Blen pronto per il Lecce. Kurzovic, Anquist, ancora andare via, strappo di Anquist, intreso di lui, passa Anquist, ancora al limite, e qui chiesto forse un po' troppo. Vlahovic sponda, McKennie arriva, adesso squadre si lunghe, McKennie che gira questo pallone per Ildiz che lo controlla, Ildiz al limite, Ildiz centrale, c'è Falcone, non è finita. Cambiaso ripropone subito per Vlahovic, ancora lui, Dusan Vlahovic, quinto gol nelle ultime 5 partite nel momento del bisogno, 1-0. È diventato ormai una sentenza, su questa palla morbida rimessa intelligentemente da Cambiaso, sì. Si coordina, non la colpisce magari in maniera pulitissima, ma riesce a indirizzarla sul secondo palo. E la Juventus va in vantaggio. Si erano allungate le squadre, c'erano sensazioni di pericolosità diffuse per il campo, di ripartenze, di strappi. Questo è il primo controllo di Ildiz che va valorizzato, perché sì, non è banale. Lui ha questa capacità di prendere velocità, ripeto, col primo controllo. Qui è bravo Cambiaso, subito a non accontentarsi di tenere vivo quel pallone, ma insomma di renderlo morbido per Vlahovic. C'è un po' di rimprovero, non so se per Gallo, come di Ramadani, perché magari si poteva accoppiare forse un po' meglio, però è bravo, vediamo come la colpisce, vedi, non in maniera pulitissima, ma la sua intenzione anche corretta, e da lì è quasi più importante andare vicino al palo che tirare forte. È uscito Gonzalez, intanto è entrato Blen, proprio per quel discorso che facevi poco fa. Detto questo, Vlahovic è arrivato in doppia cifra in campionato con questo gol, siamo a 10, è lo stesso score di tutta la scorsa stagione. Tra l'altro questo è il quarto gol che fa di sinistro, 3 li ha fatti di testa, 3 li ha fatti di destro su questi 10. E ci sono dei momenti come questo in cui poi, anche quando non colpisci bene il pallone, ti entra. Altri momenti, soprattutto la scorsa stagione di Vlahovic, queste cose non finivano in questa maniera, mi viene da dire. Abbiamo sempre nella valutazione di Vlahovic considerato, diciamo, l'approccio mentale, come lui viveva emotivamente la partita. È chiaro che tutto viene di conseguenza, cioè i gol ti aiutano a viverla più serenamente, però è indubbio che da quel punto di vista lì mi sembrava che le sue partite siano sempre vissute anche nelle difficoltà, magari in questo primo tempo magari non facile, però sia sempre rimasto dentro la partita, cosa che, diciamo, in passato gli riusciva assolutamente con meno frequenza. Guardate Allegri dopo il vantaggio trovato in una partita così poi complicata, no? Per come è stata fin qui, a tenere i suoi sul pezzo anche con il linguaggio del corpo. Uden, petto, Blen tocca, contrasto con Locatelli, arriva il fischio perché il vantaggio per il Lecce non c'era. Vediamo quale sarà, no, la reazione del Lecce, anche perché poi, insomma, la partita c'era, era aperta. Pongracic. Baschirotto. Blen. Uden. Avrebbe Kurzovic, non c'è quel corridoio di passaggio. Uden prova a lasciarla lì per Blen, ha capito McKennie, veloce a ripartire Vlahovic per la Juve. McKennie sempre al tocco, anche elegante Cambiaso nel servire Locatelli, che poi fa viaggiare a sinistra Kostic, la chiama dall'altra parte McKennie, pallone che invece rimane qui con Ildiz, che parte, accelera Ildiz per Vlahovic, non riesce a girarsi subito e allora va fuori Cambiaso. Locatelli allunga su Weah, controllo di Weah, contro Gallo, fresco Weah, punta, frena e poi va fuori da Locatelli, che ripropone subito su Vlahovic, colpo di testa con Gallo che deve arrivare prima di Weah, che aveva letto la situazione, poi Gatti controlla
la tiene in campo Weah. McKenny, Gatti coinvolto ancora nell'azione, questa immagine fosse un cross, non gli riesce. Non aveva la sufficiente lucidità Gatti per riuscire a dosare in quel tipo di situazione il cross. Però c'è sempre in questa fase di proporsi anche a ridosso dell'area di rigore avversaria, abbiamo visto tanto nel primo tempo e anche questo in 6 secondi. Sì, di quelle 4 trasferte con gol al passivo subito dalla Juventus, in 3 di queste 4 la Juventus era passata in vantaggio. Vero. Quindi insomma ulteriore, diciamo, banco di prova in questo momento, in questa mezz'ora per la squadra del Lega, perché Monza, Genova e Frosinone, la Juventus era in vantaggio, poi si era fatta riprendere. Ancora del movimento con la panchina del Lecce, che ha cambiato un po' la struttura del suo centrocampo, nel senso che poi Blair è un giocatore con una fisicità diversa, no, rispetto a Gonzalez. Sì. E infatti l'ha messo lui dietro e ha alzato Ramadani, adesso è lui che va, diciamo, come in prima battuta sulla costruzione della Juventus. Pronto a esordire in maglia Lecce anche Santiago Pierotti, appena arrivato dal Colon. Ragazzo giovane, altra pesca di Corvino, ragazzo del 2001, investimento da poco più di un milione di euro su di lui. Blen, Paschierotto, insieme a lui anche Patrick Dorgu. Gallo non controlla, palla fuori, e allora i cambi. A sinistra, l'uscita di Gallo che ha mancato quel controllo, che evidentemente un po' di stanchezza la stava accusando, e dentro il 2004 Dorgu, e poi appunto l'esordio di Pierotti, di cui vi dicevo, al posto di Uden, con caratteristiche anche più diverse, perché poi insomma, Pierotti è proprio un attaccante esterno puro destro di piede, peraltro ricompone un tridente più tipico. Questa tocca per ultimo, Cambiaso, Ildizia, va Ildizia, Vlahović fa passare, non la prende McKenny, Blen, gestione, palla verticale, Pierotti cercato sulla corsa da Ramadani, non trovato. Locatelli, Weah, dribbling su Pierotti, Weah, mezzo a tre, alla fine guadagna l'angolo, molto cercato da quando è entrato Weah. Sì, stavo dicendo questo, è entrato con l'aver giusto e con la giusta determinazione, insomma, le prime due iniziative pulite dal punto di vista tecnico per l'americano. Angolo per Kostic, si avvicina anche Cambiaso. Kostic va dentro sul primo e alla fine deve salvare Kabà su questa situazione. Si è trovato più avanti della spizzata di Cambiaso, sì, Vlahović. Infatti di cui si sta lamentando ancora, pallone in quella zona, Paschierotto, Ildiz, controllo. Il controllo ce l'ha questo ragazzo, mi pare evidente. Kostic. Cross. Morbio sul secondo, arriva McKenny, sponda di McKenny. Palla in porta, 2-0 Juve. Da capire Vlahović che stava arrivando su quella situazione, quanto ha influito e si è toccato quel pallone.
per quel che riguarda la sua posizione. Dalla faccia di McKennie, secondo me la palla finiva dentro, ma l'ha toccata Vlahovic. Vediamo. Qui intanto il pallone per McKennie, colpo di testa di McKennie. Sì, sì, siamo, sì, sicuramente la tocca Vlahovic, cioè capire se era già dentro questo pallone oppure no. Detto questo, no, guarda McKennie, che McKennie quasi gli dice: ma perché l'hai toccata? Che sarebbe finita dentro uguale. Ma la tocca prima. Sì, la tocca, tocca praticamente prima. Sulla linea, diventa un assist, diciamo così, quello di McKennie per il tocco di Vlahovic, che era partito, insomma, da qua ovviamente non si vede, ma era partito in posizione regolare, come regolare la posizione di McKennie. 2-0 della Juve, doppietta di Dusan Vlahovic, bordo campo Federica Zilli. Con Vlahovic che, mentre il pallone veniva rimesso in gioco, è andato proprio a scusarsi quasi con McKennie per avergli tolto questo pallone. L'ha presa sportivamente alla fine McKennie. Lo stesso Allegri è andato a chiedere al quarto uomo: ma chi l'ha toccata per ultimo? Chi l'ha toccata, per capire di chi fosse la paternità di questo gol? È stato detto di Vlahovic. Era regolare, sì. E allora ha fatto bene, è stata la risposta dell'allenatore. Tanto Kurzovic a tenere il pallone, a cercare il destro, a trovare il muro della Juve, seconda doppietta consecutiva dopo quella contro il Sassuolo per Dusan Vlahovic. Sì, anche perché, discolpa, praticamente di Vlahovic, che non hai la minima percezione, poi, oddio, o comunque fai più fatica ad avere una percezione completa e totale di quanta porzione di porta sia, ci sia dietro di te. Ecco. Alquist, anche lavoro di Suola, poi accelerazione di Alquist, palla ancora lì, e allora Danilo, anzi Locatelli, pardon, sceglie metterla direttamente in calcio d'angolo e di non rischiare più. Pronto Piccoli nel Lecce tra poco, insomma 10 minuti, poi la Juve ha fatto un 1-2 tosto da subire per il Lecce. Aspettare un attimo prima di battere questo calcio d'angolo. Adesso arriva, però c'era lì Cambiaso sull'angolo di Alqui, vorrebbero una distanza mancata su questa situazione. Infatti viene ribattuto l'angolo, perché poi la palla sembrava uscita in fallo laterale, non in angolo, quindi evidentemente quella stava la scelta. Sempre Alquist, palla molto alta che spiove, viene controllata da Pierotti, poi Locatelli che sa, l'ultimo tocco è stato il numero 50 del Lecce, arriva fuori. Veloce Szczęsny perché vede della possibilità in avanti con la testa di Ildiz a mantare in profondità Vlahovic, voleva fare questo Ildiz. Palla in fallo laterale, non solo Piccoli ma anche il ritorno di Sansone, che era fuori dalla fine del mese di dicembre con infortunio al polpaccio. Finisce la partita di Kurzovic, che ha lottato tantissimo, calato alla distanza in questo secondo tempo, come vedete l'uscita, come dire, non è delle più soddisfatte. Fuori anche Anquist, ha cambiato tutto il suo tridente così da verso. Non è facile vivere una partita, parlo per Kurzovic, diciamo, vivendola completamente di duelli e avendo pochissime opportunità per calciare rete. L'unica, quella per il Lecce nel primo tempo, ti ricordo col tiro a giro di sinistro per l'attaccante di Vidaverso. Sì, esatto. Quindi la frustrazione è anche un po' aver comunque dato dal punto di vista fisico tanto e aver ottenuto poco. Sansone subito a cercare il movimento di Piccoli, che faceva un taglio interno, questa palla all'indietro di Cambiaso complicata per Danilo, che però la gestisce. Poi Kostic su Ildiz, Baschirotto, copertura e poi Dorgu. Pressione della Juve, Dorgu torna a Falcone e noi torniamo a Federica Zile, bordo campo. Stanno per uscire Ildiz e Kostic per lasciare il posto a Milik e a Eiling Junior, ma
come spesso succede quando le cose si mettono bene per la Juve, Allegri diventa una furia. Dopo 30 secondi dal gol ha iniziato a dire: abbiamo già perso la testa, abbiamo già mollato. Sta urlando tantissimo, cosa che non ho mai fatto fino a qui. Lo stesso Yıldız ha perso uno scarpino e veniva invitato Allegri a ricominciare a correre. È totalmente cambiato dopo il gol di 2-0. Allegri è diventato una furia. Anche memore di quello, insomma, che sono state quelle di cui parlavamo, i precedenti della Juve in vantaggio in trasferta imponevano, insomma, ad Allegri di richiamare dal punto di vista della concentrazione suoi. Sbaglio il tocco Pierotti, arrivano i cambi che ci annunciava Federica, l'ingresso di Arkadiusz Milik che ha deciso la partita di andata, adesso ha un quarto d'ora abbondante e poi quello di Ling Junior per Kostic. La partita di Yıldız, Massimo. In crescendo, difficile per i primi 30 minuti, coinvolto poco all'interno di un primo tempo complicato, poi gli ultimi 10 minuti del primo tempo quelle azioni in cui si era messo in moto e poi secondo me in questo secondo tempo ha fatto bene. Sventano le sciarpe i tifosi della Juve arrivati qui a Lecce, a Via del Mare. Questo momento la Juve davanti a tutti, ovviamente con una partita in più rispetto a un Inter che sarà impegnato ormai alla sua finale per portarsi a casa un trofeo, per portarsi a casa la Supercoppa italiana contro il Napoli, che la sua partita contro l'Atalanta la recupererà poi a fine febbraio. Ramadani, Kaba, Jandré, Kaba si butta dentro Sansone, l'idea è quella, Sansone di testa sponda, Pierotti aggancio così così, ancora Kaba, Jandré, Sansone non si intende con Jandré, Kaba fa scorrere Pierotti, c'è spazio, Pierotti con il cross, McKenny dopo la deviazione di Locatelli, Pongracic, Kaba, insiste Lecce, Kaba anche di tecnica, allarga su Dorgu, Dorgu con il dribbling, Dorgu tiro a giro, Szczęsny tiene lì. Stavo guardando Allegri perché c'è un paio di contrasti non fatti bene e poi c'è la giocata di Dorgu, bravo col primo stop, coraggioso nell'andare col piede destro a cercare un tiro a giro complicato e trovi i guantoni di Szczęsny. Lungo rinvio di Szczęsny, Milik insegue sto pallone, Milik aveva letto l'intenzione del retropassaggio di testa di Baschierotti. Lui con Vlahović adesso. Doppietta contro il Sassuolo. Gol decisivo con la Salernitana, assist decisivo contro la Roma, gol decisivo contro il Frosinone. In questo momento della Juve c'è una firma bella grossa, quella del numero 9. Baschierotti. Sentite Radio Allegri che chiama la pressione a Vlahović. Locatelli. Cambiaso, non trova Yıldız Junior, Pierotti allora con una chance, la chiama Piccoli, Pierotti prova a resistere al rientro regolare di Yıldız Junior. Locatelli alza su Milik, anticipo Pongracic, Falcone, Milik molto isolato diciamo così nella pressione. Ramadani, Jandré per Kaba, esce Danilo su di lui, Kaba ricomincia, Jandré, Dorgu, petto, Sansone, la fermo contro McKenny, sposta Sansone, non c'è spazio, McKenny gliela ruba, Vlahović dribbling, Vlahović gestione.
Vlahović poi sbaglia la cosa forse più facile, controllo sbagliato anche per Jandré. Iling Junior con aggressività si gioca perché la palla è ancora disponibile per il Lecce. Pierotti è rimasto per terra. Jandré, Pierotti prova a passare su Danilo, è rimessa laterale direi, non calcio d'angolo. Sì, bravo Vlahović, anzi molto bravo con i primi due interventi, un po' meno col terzo. Questa è la giocata di Jandré con il contratto di Iling. Sì, la Juventus questi ultimi 5 un po' ha lasciato campo e ha, diciamo, non messo quello che aveva messo per 75 minuti, cioè attenzione, insomma, è un po' magari anche fisiologico, magari inconscio, afflosciamento delle motivazioni. Poi diciamo Allegri dalla panchina sta facendo di tutto perché non accada, anche e soprattutto dal punto di vista vocale. Rimessa per il Lecce, lunga su Piccoli, testa di Bremer, poi Vlahović con Ramadani che corre con lui. Vlahović isolato, fa uscire il pallone, buono per Milik. Iling Junior corre a sinistra, Milik aspetta, rimorchio a destra che è quello di Weah, davanti a McKennie. Weah frena, Weah 1-2 con McKennie, non si chiude perché c'è Dorgo, poi spinta di McKennie, si gioca Vlahović, non trova la forza giusta per andare di testa a chiudere, poi al termine dell'azione è arrivato il fischio proprio per quel contatto giudicato falloso da Doveri. A calcio di punizione per il Lecce, Alexandro con Allegri che gli sta spiegando le ultime cose, pronto a entrare. Buon Graciccia, non trova Piccoli, trova Locatelli, spazio per Cambiaso. Iling Junior, Locatelli, Cambiaso, Danilo, Locatelli, Danilo, Iling Junior, palla scomoda, Danilo la prende, cross di Danilo direttamente sul fondo. Arriva subito il cambio, sì, con Alexandro che prende il posto di Cambiaso, che insomma ha fatto due ruoli, ha dato soprattutto l'assist, no, per il gol che ha sbloccato tutto per Vlahović. Una partita anche tatticamente, no, matura. Sì, a me piace molto questo ragazzo, che anche nelle giornate complicate per la sua squadra è quello che sbaglia meno, sbaglia meno, pur diciamo mettendosi in alcune posizioni del campo in cui viene richiesta un'abilità tecnica che ti può portare a degli errori, Poi è preziosita con l'assist del gol, quindi assolutamente positiva per me la prova di Cambiaso. Terzo assist del suo campionato, il quarto, se contiamo anche la Coppa Italia, anche un gol, quello col Verona, molto pesante in questo campionato per Cambiaso. Pierotti. Sì, che la mezzala sinistra della Juventus oggi l'ha fatta prima Miretti, poi Cambiaso, adesso la fa Iling Junior. Lascia la rimessa Alexandro a Danilo. Iling Junior, forse aiutandosi anche il braccio, sì. Maschierotto, Blen. Dorgu tiene in campo, sì, dribbla McKennie, Dorgu poi sbaglia il tocco, Locatelli da Milik isolato, Milik aspetta Iling Junior che arriva, lo serve, Iling Junior tocca Piccoli, scivolata che poi favorisce Ramadani su rimpallo. Dorgu, Blen, Dorgu, Blen, Allegri quasi in campo, lo vedete sulla parte bassa del vostro schermo, pallone per Piccoli, petto di Piccoli a controllare. Dorgu, dentro c'è il solo Pierotti, Dorgu allora gioca all'indietro su Blen. Cabà con la punta, Piccoli, palla che passa, Szczęsny la tiene, Cabà è rimasto per terra sul contrasto precedente, Szczęsny sceglie di giocare con calma. Allegri sta correndo per la sua area tecnica, voi non lo vedete. Quanto ci mette la giacca? Quanto ci mette la giacca? Dice che la abbandona. Intanto Bremer che qualche problemino
alla caviglia. E qui stiamo rivedendo invece il gol del 2-0, colpo di testa di McKennie, e Vlahovic che da un centimetro aiuta il pallone a finire in porta. E poi tra i due, diciamo, i sorrisi. L'ha presa bene McKennie, dai. L'ha presa bene. Insomma, l'aveva sfiorato nel primo tempo, no? Col salvataggio sulla linea di Kurzawić, nel secondo sulla linea che l'ha buttata dentro un compagno. E cioè Dusan Vlahovic, dall'altra parte, da Versa, e ha visto i suoi per un'ora reggere e giocare certo come si deve contro la Juve. Sono mancati un po' nelle conclusioni, quelle, diciamo, 3-4 volte pensa ad Anquist, un paio di volte Kurzawić, ma era un po' frettolosi nel provare, nel tentare la conclusione. Milik, Wea, Locatelli, da dietro piccoli, da dietro, pardon, Pierotti, gestione di Locatelli, Alexandro, il Junior non si intende fino in fondo con Alexandro, palla comunque ancora buona per la Juve, per Locatelli. Gatti fa scorrere McKennie, Milik, Wea, tacco, Locatelli apre, Alexandro sprinta su Pierotti che lo fa andare e poi da dietro lo manda per terra, calcio di punizione per la Juve. Allora ne approfitto per ricordarvi che insomma si apre una settimana importante in Inghilterra, due semifinali di ritorno di Coppa di Lega, si parte con Chelsea Middlesbrough il 23, col Chelsea che ha perso l'andata 1-0, e poi Fulham Liverpool il giorno dopo, entrambe le partite alle 21, entrambe le partite su DAZN. Non smette Massimiliano Allegri. Battuta lunga con il colpo di testa di Bremer che chiude tutto, fa 3-0 per la Juve. Strapotere fisico totale di Bremer, la palla messa bene al centro dell'area, poi ci vuole il tempismo, l'esplosività, la forza di Bremer che scaraventa in rete il pallone e anche qualche avversario probabilmente. Battuta alla grande Deling Junior, poi quanto va su Bremer che era davanti a Blen e poi di testa va con forza a buttare dentro il secondo gol del suo campionato. Sono 20 gol negli ultimi 4 anni e mezzo per Bremer, insomma questo tipo di caratteristica ce l'ha e come sistema ancora di più il punteggio. È un punteggio pesante adesso per il Lecce. Sì, troppo per la prestazione, per la prestazione, per i valori che il campo ha espresso. Oltre a, diciamo, arrotondare il punteggio, arrotonda anche la statistica. La Juventus diventa la squadra insieme alla Fiorentina con più gol di testa nel nostro campionato. È il nono. Questo di Bremer, il 18° nelle ultime 5 partite. Se poi andiamo a vedere numeri complessivi e produzione offensiva della squadra. Milik, il Junior, Locatelli, palla all'indietro, Alexandro. Ha avuto la capacità la Juventus di aspettarla la partita, è chiaro che il gol poi l'ha stappata e la Juve si è impossessata e non l'ha più lasciata, a parte quei 3-4 minuti di prima, però insomma, la prestazione dal punto di vista della gestione emotiva e della presenza in campo ancora, insomma, segnala da quel punto di vista lì una costante, cioè la squadra dentro il campo ci sa stare e sa gestire anche quello che gli viene. La gestione dei momenti. Esatto. Voglia di prendersi la quinta vittoria consecutiva in campionato e soprattutto in attesa appunto dell'Inter pareggi il numero delle partite giocate, il primo posto in classifica, in attesa poi di uno scontro diretto con l'Inter a San Siro che sarà tra due giornate. Prima la Juve avrà l'Empoli e l'Inter andrà a Firenze. Sì. E l'obiettivo è chiaramente quello di arrivare a San Siro davanti, seppur con una partita in più in classifica. Cabà, dentro il pallone di Cabà con Pierotti che la toglie probabilmente
a Jandré che si stava avvitando in area. Sì, considerando che la Juventus giocherà sabato e l'Inter domenica, diciamo il distacco quando l'Inter scenderà in campo a Firenze potrebbe essere ulteriore. A proposito di quel discorso di pressione e di momenti della stagione e delle partite, Vlahovic, Bremer qui al Via del Mare, Gatti, Dorgu di testa, Gatti di testa pure lui, tiene Vlahovic in campo, poi ha Locatelli, intelligente su Link Junior, manca il controllo all'indietro, un pallone che Jandré non solo deve controllare ma deve allegare al controllo anche il dribbling. Milik non smette di premere la Juve, Milik si porta a casa il fischio e anche il cartellino giallo per Cabà. E poi quando la possibilità di far entrare uno come Milik, che al 3-0 Sassuolo è lui che recupera palla all'88esimo, adesso siamo all'89esimo sul 3-0, ancora andare a contendere pallone all'avversario. Quando si parla di atteggiamenti giusti e positivi, calcio di punizione, stessa zona da cui è arrivato poi il gol di Bremer, stesso piede a battere quello d'Eling Junior. Saranno tre i minuti di recupero, mi dice Samuele Ragusa al coordinamento. Eling Junior ancora con questa battuta stavolta più alta verso Gatti che la tocca, la trova Falcone, Pierotti, Ramadani, Dorgu, tocca Locatelli, prova a tenerla in campo, lo fa Wea, lo pressa Dorgu, recupera Sansone, su di lui McKenny, Sansone vuole un ultimo tocco dello stesso McKenny, ultimo tocco che c'è, Dorgu con la rimessa, Baschirotto, Blen, Cabà, Dorgu, fa passare, Dorgu, sposta e crossa, palla bassa, Eling Junior, importante, Baschirotto, se rimane da questa parte con Cabà, cominciato i tre di recupero, ancora Dorgu, ancora palla morbida, stavolta troppo profonda, si spegne direttamente sul fondo. Le facce, le state vedendo lato Lecce, sono facce di chi sa di essersela giocata per un certo tratto di partita, poi la forza dell'avversario che hai davanti viene fuori, e viene fuori parecchio, anche perché la Juve questi tre punti, questa voglia di mettersi davanti seppur con una partita in più ce l'aveva addosso, era scaricata nel secondo tempo. Baschirotto, Alessandro messo giù da Pierotti che fa fallo. Alessandro. Milik. Ramadani prova ad arrivare. Danilo, Vlahovic. Fuori da Alessandro. Eling Junior. Alessandro. Palleggia la Juve, sventaglia Locatelli, ricorda all'indietro Wea per tenerla e lo fa Gatti, Chelsea, Gatti, testa di Dorgu, Vlahovic prova ad arrivare, Baschirotto prima, poi Dorgu che prolunga, Gatti su Vlahovic, in anticipo Baschirotto di testa per Falcone, ultimo minuto con Lecce con il pallone, con la Juve che prova a reggere per tenere anche
porta inviolata dopo quattro trasferte consecutive in cui gol ha preso, una cosa cui tiene Allegri, l'ha detto anche proprio prima della partita a nostra Federica nell'intervista pre Cabà. Sansoni, Pierotti, Cabà, Dorgu, Pierotti, 1-2, ottimo Dorgu, palla rimorchio con Szczęsny che ci mette le mani, poi Dorgu non va sul pallone sapendo di essere in fuorigioco e quindi tiene il calcio d'angolo. Si era già cacciato Dorgu, bravo a servire a rimorchio Sansone. Tratto molto bene Dorgu, eh? Sì, ragazzo, c'ha una forza nelle gambe clamorose. Ultima palla della partita, angolo battuto molto alto con Jandré che può riproporre con il colpo di testa, palla che rimane lì, Cabà che prova a buttarla dentro, non ce la fa, libera Locatelli, finisce la partita, Lecce Juve è storia. E Allegri, anzi qui prima del fischio finale del calcio di punizione, adesso sì, finisce qui Lecce Juve è storia. E allora Allegri si prende i tre punti e in attesa che l'Inter pareggi il numero delle partite si mette davanti in classifica, obiettivo di serata raggiunto, tre gol segnati al Via del Mare contro il Lecce, premio spot per noi.